La bara portata a spalla dagli amici e dal fidanzato, gli striscioni e i palloncini bianchi, le compagne di una vita strette in un grande e commosso abbraccio. È stato il giorno dell'ultimo saluto a Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni, madre di un bimbo di 5, morta una settimana fa all'interno di una fabbrica tessile di Oste, schiacciata dall'orditoio su cui stava lavorando. I funerali si sono celebrati nella chiesa del Cristo risorto ad Agliana, officiati dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli. Proprio dal vescovo, durante l'omelia, è arrivato un appello forte affinché cessino le morti sul lavoro. Questa litania di decessi deve arrestarsi, ha detto Monsignor Tardelli. Le cose devono cambiare. Lasciamoci quindi inquietare dallo sguardo di tutti i morti sul lavoro, da quegli occhi che oggi ci fissano. Vorremmo abbassare i nostri per la vergogna, ma non lo possiamo fare. Dobbiamo lasciarci guardare. Essi non ci guardano con odio e risentimento, ma nonostante tutto con amore. Il loro sguardo è supplica. Supplica accorata, insistenza, stimolo, pressione, esigente, perché non capiti più quello che è accaduto a loro, perché si cambi il nostro modo di vivere e di organizzare la società. In chiesa i genitori di Luana, i parenti venuti da lontano, gli amici stretti che hanno indossato una maglietta con la foto della 22enne. Tra i circa 100 presenti anche Luana Coppini, la titolare della ditta dove è avvenuto l'incidente, insieme al marito e ai colleghi dell'orditura, che non sono voluti mancare alle esequie. Grande anche la partecipazione delle istituzioni, con in testa il governatore della Toscana, Eugenio Giani, che ha proclamato per l'intera giornata il lutto regionale. Al funerale ha voluto prendere parte poi l'attrice Monica Guerritore, che ha voluto omaggiare così Luana, una giovane che per offrire sicurezza e stabilità al figlio aveva accantonato il suo grande sogno, proprio quello di fare l'attrice. Io in questa cerimonia vedo quella toscana fatta di semplicità, ma di autenticità, di grandi valori che non può essere lasciata sola. Come istituzioni gli saremo profondamente vicini, con concretezza, come ci siamo dati appuntamento con i genitori. Intanto sono già stati raccolti, grazie alla raccolta fondi promossa dal comune di Montemurlo, oltre 100.000 euro di donazioni a sostegno della famiglia di Luana e del bambino rimasto orfano. Quindi è un qualche cosa veramente che dimostra tanta attenzione e tanta voglia di fare solidarietà e di stare vicini alla sua famiglia e in particolare al suo bambino. All'esterno della chiesa 500 persone, tutte distanziate per il Covid. Non tutte conoscevano Luana, ma tutte ne piangono la drammatica scomparsa. La salma è stata tumulata nel cimitero vicino alla casa dei genitori. Per fortuna non mi trovo e non vorrei avere il dolore che possono avere queste mamme. E quindi questo dico. Mi sembra una cosa assurda, morire a 20 anni, 20, 30 anni. Sono troppo pochi, la vita è bella e va vissuta. L'incidente grave porta alla morte di una ragazza di 22 anni con un bambino e non va bene questa cosa.